devo dire che il tema dell'incertezza che abbiamo cominciato con la donna nel pomeriggio con Marta, e quindi dei dubbi su un progettista nell'affrontare un tema, è stato anche un po' il tratto caratteristico del lavoro di Sara. Nel caso di Sara il tema dell'incertezza aumenta per la sua iperscrupolosità nell'affrontare quello che fa, perché ha una certa tendenza ad essere esatta nel racconto che produce. E in questo caso, quando poi decidi di dedicarti al racconto di un gruppo teatrale di danza, come quello di Claudia Castellucci, fondatrice di Raffaello Santo, quindi una figura decisamente chiave nel mondo del teatro, delle arti performative italiane contemporanee, e quindi quando ti dedichi a voler raccontare la forma, il movimento, il corpo, la danza, in che modo un grafico, un designer si distacca dall'aspetto più puramente cronachistico, quindi dalla cifra che informa, che racconta, che dà notizia di quello che accade, e invece accetta di essere trasformato da quello che osserva? Cioè, in che modo decide di darsi un tempo per cui quello che osserva riesce a cambiare, a compenetrarsi anche con la sua percezione di quello che sta guardando, e quindi rideterminare anche la forma visiva con cui questo poi si mette insieme e disegna la sua forma finale. Io vorrei anche chiedere a Silvia, che è corredattrice di questa tesi, di aggiungere le sue considerazioni. Io stavo in questi giorni pensando a come aggiungere ciò che è stato un percorso di Sara dalla mia prospettiva, e facendo fatica a trovare le parole giuste, io ho trovato delle parole di Andy Albers, che nel 1982 scrive un pezzo intitolato Material as Metaphor, e dice: come scegliamo il nostro materiale specifico, il nostro mezzo di comunicazione? Accidentalmente. Qualcosa ci parla, un suono, un tocco, una durezza, una morbidezza. Ci cattura, ci chiede di essere formato. Stiamo trovando il nostro linguaggio e man mano che andiamo avanti impariamo a obbedire alle loro regole e ai loro limiti. Dobbiamo obbedire, adattarci a queste richieste. Le idee fluiscono dal materiale a noi, e anche se sentiamo di essere noi a crearlo, siamo coinvolti in un dialogo con il nostro mezzo. Più siamo in sintonia con il nostro mezzo, più le nostre azioni saranno inventive. Ecco, io credo che Sara abbia fatto un lavoro di ricerca della propria postura rispetto al materiale che ha trattato, e il risultato che ha portato mi sembra di se ci sia riuscito molto bene. Grazie. Grazie al mio relatore e alla mia relatrice, e vorrei ringraziare anche Claudia Castellucci e la compagnia Mora, senza cui questo lavoro non sarebbe stato possibile, e anche Camilla Rizzi, che è la ragazza che si occupa della produzione di Claudia Castellucci. E, dunque, il rilievo è un'osservazione e una ricerca attorno proprio alle opere coreografiche di Claudia Castellucci, che è drammaturga e coreografa e cofondatrice della società Raffaello Sanzio. Il libro in realtà vuole raccontare in particolar modo l'esperienza della compagnia Mora, che è una compagnia di danza fondata da Claudia Castellucci nel 2019, e della sua particolare esperienza nell'ambito del movimento, e quindi di questa ricerca che nasce intanto in un ambito scolastico, quindi in un ambito di rapporto proprio personale tra i membri della compagnia, e in secondo luogo ruota attorno non solo alle ginnastiche e ai passi dei balli che imparano, quanto invece a tutto, diciamo, attorno un mondo legato alla filosofia, alla letteratura, alle arti e alle arti applicate. Questi sono i ragazzi della compagnia Mora, che nel 2020 hanno ricevuto insieme a Claudia Castellucci il Leone d'Argento per l'opera fisica della Sacra Comunione alla Biennale d'Arte di Venezia. Mostro alcune foto che sono all'interno del libro. Volevo partire parlando del titolo che ho dato a questa ricerca, perché definisce proprio una metodologia progettuale.
rilievo che in topografia viene utilizzata come parola per sintetizzare tutta quella serie di ricerche, ritrovamenti che hanno poi il fine di produrre un oggetto grafico, in questo caso una mappa, e che possa rendere al fruitore poi effettivamente quello che lui potrà poi sperimentare nella realtà. E allo stesso modo io ho cercato in questa ricerca di raccogliere più materiale possibile e col fine di produrre questo oggetto grafico, un oggetto libro che potesse raccontare di un momento specifico in realtà di questa compagnia, perché la compagnia Mora è attiva tutt'oggi nella sua produzione, in continua evoluzione, per cui non era possibile creare qualcosa di compiuto, era necessario invece cristallizzare proprio un momento nel tempo e nella loro storia. Riguardo ai materiali che hanno accompagnato questo progetto, volevo dire insomma che non è stata una ricerca fatta sui libri, quanto proprio sul rapporto diretto che ho avuto la possibilità di avere con i ragazzi e con Claudia Castellucci, e da questo sono emersi varie tipologie di materiale che non erano esattamente una storia del loro percorso quanto dei punti, no? E in questo caso vediamo i loro cosiddetti lumi tutelari, no? Delle icone che tengono, di cui tengono delle stampe proprio durante le loro giornate di prove, e si può vedere come in realtà non ci sono coreografi o danzatori professionisti che ispirano il loro lavoro, quanto invece una costellazione proprio di personalità diverse, come appunto filosofi, pittori, compositori. E io in questi mesi, in questa ricerca che è durata più di un anno, ho avuto modo di approfondire proprio questo tipo di materiale che ruota attorno a quello che loro fanno e dà un significato ulteriore alla loro ricerca sul movimento. Parte di questi ritrovamenti, fatti durante la ricerca, sono finiti all'interno del libro sotto forma di, li ho chiamati rilievi, proprio come a identificare come appunto fossero dei ritrovamenti, che sarebbero andati perduti perché all'interno del discorso specifico del libro non rientravano propriamente, ma per me era necessario insomma dare al lettore questa lettura ulteriore, no? E quindi inserirli quasi come dei santini a ricordare un po' quello che significano per la compagnia. E adesso entro un attimo all'interno del libro per spiegare un attimo i materiali e i componenti. Nel primo capitolo c'è un saggio critico di Lucia Amara, che è una teorica dell'arte scenica che lavora a stretto contatto con Claudia Castellucci e ha scritto questo testo critico proprio per tracciare una storia della ricerca di Claudia. E qui, come nel resto del libro, la scelta è stata quella di inserire delle immagini che non fossero strettamente legate al testo, ma piuttosto di creare un discorso visivo parallelo che andasse appunto di pari passo a quello al testo. In questo caso faccio vedere alcune delle immagini delle statue antiche greche romane, insomma, che ho inserito nel libro, perché quella delle statue antiche è una tematica ricorrente, no? Anche nella pratica anche scolastica di Claudia, e spesso ricorre alla visualizzazione di queste statue per la creazione poi dei suoi balli. E per me era importante farle vedere da subito per far entrare meglio il lettore nell'atmosfera, no? che si genera quando poi si tenta di vedere dal vivo uno dei loro spettacoli, che è stata anche una sfida non facile, insomma, perché è necessario poi vederli dal vivo per capirli. Nel secondo capitolo ci sono
delle specie di interviste su temi che non vengono strettamente trattati nel saggio critico del primo capitolo. Qui ci sono i disegni che ho trovato al Teatro Comandini di Claudia Castellucci, sono degli appunti coreografici, proprio nel vero senso della parola, in cui Claudia tiene traccia dei movimenti, delle ginnastiche, dei balli che fa insieme ai ragazzi. Nel terzo capitolo invece ho voluto dare spazio proprio ai membri della compagnia e ai loro percorsi, che sono tutti differenti, vengono tutti da, insomma, da ambiti molto, molto diversi, solo due di loro sono danzatrici professioniste. E a loro ho rivolto sette domande, a ognuno di loro ho rivolto le stesse sette domande per vedere un pochettino anche la differenza di approccio alla danza. Qui come immagine ho scelto i disegni del fumo, che sono questa pratica che i ragazzi hanno sviluppato nell'ultimo anno. È una pratica sul tempo, come dicono loro, quindi è un tentativo di rappresentare una vera traccia di fumo, e tentando di coglierne, insomma, le volute. E ognuno di loro poi ha sviluppato una sua tecnica in questo senso, e proprio sabato scorso hanno fatto una mostra con questi disegni intelaiati. L'ultimo capitolo invece è formato solamente dalle immagini dei tre balli che hanno portato in tournée, diciamo, durante il periodo di stesura della ricerca, e sono stati. Le foto sono in ordine, in sequenza, proprio come è possibile vederli dal vivo, quindi danno al lettore un attimo un'idea della temporalità del ballo, e la scelta grafica è stato qualcosa che ha permesso di astrarre un po' dal tempo queste immagini, che erano molto varie perché appartenevano in parte all'archivio della Societas e in parte sono foto che anche io ho scattato durante le esibizioni, e quindi questo senso di astrazione dal tempo e un po' di austerità, che è effettivamente quello che emerge quando si assiste a uno dei loro balli. Grazie. Stampate con una stampante termica, quindi il processo è stato completamente, come dire, meccanico, insomma, non c'è stato Photoshop dietro a questo lavoro. E in realtà, se posso essere sincera, è venuto all'inizio per caso, cioè ho provato a stampare con questo oggetto, che tra l'altro mi ha prestato un ragazzo della compagnia, e ho provato a vedere come uscivano, effettivamente rendevano l'idea di quello che effettivamente erano, no, i balli. Quindi in realtà è venuto un po' da sé, e anche questa scelta è venuta dal dialogo diretto con loro, altrimenti non sarebbe, insomma, successo. Non so se ho risposto. E a questo punto ci sono stati in realtà tanti materiali che sono entrati nel progetto che sto facendo, cioè citato i disegni, però mi interessava se puoi provare ad accennare come hai un po' riadattato e costruito strada facendo, perché è veramente una cosa che ha preso forma, anzi sì. Molto l'ultimo, non all'ultimo momento, però si è composto di tutte le sue parti un po' alla fine, no? Sì. Anche grazie a dei cambiamenti inaspettati.
Allora mi chiedevo cosa volete aggiungere, cosa volessi aggiungere dal punto di vista del processo che avete fatto. Allora, come detto, insomma, a metà del processo mi sono trovata davanti a una serie di materiali, tanti, tutti diversi, e che io continuavo ad accumulare, appunto, testi, immagini, ritrovamenti vari. E in realtà il fatto che poi molto verso la fase finale poi si sia abbia preso tutta una sua direzione è stato anche frutto del fatto che loro sono una compagnia attiva, quindi stavano proprio in quel momento finendo e completando alcuni dei loro percorsi, quindi ogni volta che io avevo modo di vedere quello che loro avevano effettivamente fatto, portavano avanti come ricerca, andavo a documentare questa cosa, no? E quindi, per esempio, anche i disegni del fumo è stato possibile fotografarli negli ultimi mesi. Sapevo che loro li stavano facendo, ma ancora non erano intelaiati, quindi non era possibile vederli, fotografarli, eccetera. Quindi come dicevamo, si è composto con il tempo, e alla fine, per esempio, in realtà la scelta è stata quella di affiancare le immagini, diciamo, appunto, quando parlano i ragazzi, le immagini sono quelle che hanno prodotto effettivamente i ragazzi, e quando parla Claudia Castellucci, i disegni sono di Claudia Castellucci, quindi alla fine ha preso tutto un suo senso. Io volevo chiederti una cosa, come, diciamo, il tuo ruolo è stato quello di raccogliere, no? Appunto di levare tutti questi elementi, di metterli insieme e dargli un corpo. E volevo capire se questo dialogo, oltre a questa dimensione di raccolta, ci fosse stata anche, invece, una dimensione di scambio, cioè nel senso dove tu hai fatto questa operazione con le tue competenze, ma anche, no, dando un contributo in qualche modo. Volevo capire questa forma dialogica, come aveva preso la tua strada, come poi ci ha portato qui. Sì, in realtà, appunto, nei mesi si è visto come, secondo me, in qualche modo anche ai membri della compagnia un pochettino interessava ed erano un po' anche curiosi, no? Di vedere come dall'esterno, cioè probabilmente è interessante vedere dall'esterno come viene visto il loro lavoro. E poi, diciamo, la mia posizione effettivamente è stata esterna fino a un certo punto, perché poi sono entrata effettivamente nel loro gruppo in qualche modo, non ho parlato con loro, però effettivamente sono stata tanto tempo con loro, per cui sì, io credo che per ora c'è una certa dose di curiosità, ancora loro non hanno visto il risultato finale, però penso che appunto la curiosità stia proprio nel vedere come una persona esterna può raccontare il loro percorso, che è molto denso effettivamente di elementi. Grazie. Grazie a voi. Ci ritiriamoci. Grazie. In qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma talento di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale in indirizzo comunicazione e design per l'editoria, con la valutazione di 110 su 110 e la congratulazione. Riuscire a farsi permeare dalla materia intima dell'oggetto osservato è per noi il segno della maturità conquistata. Grazie.